Vi piace la torta mimosa? Io la adoro. È un dolce perfetto per la festa della donna, ma buonissima tutto l'anno. Ora vi vado a proporre la mia ricetta. Un pan di Spagna, che io stavolta ho fatto a forma di cuore. 4 tuorli e 170 g di zucchero. 40 g di maizena. 500 ml di latte e gocce di cioccolato e 250 ml di panna zuccherati poi a piacere. Per prima cosa dobbiamo sbattere insieme i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare chiari e spumosi. Ok, adesso aggiungete alle uova la maizena setacciata e andate ad amalgamare sempre con le buste. Adesso aggiungete piano piano il latte e mescolate intanto. Adesso mettiamo tutto sul fuoco finché non si addensa. Ovviamente mentre è sul fuoco dovete sempre mescolare. Ok, come vedete è pronta. Per farla freddare prima la mettiamo in una ciotola. Anche perché poi qua dovremo unirci la panna montata, quindi serve più spazio. Ok, adesso prendiamo la panna, ci aggiungo un po' di zucchero, facciamo un paio di cucchiai, giusto per non farla proprio senza il dolce. E la andiamo a montare per bene. E intanto andiamo a preparare la bagna. Il succo circa di un arancio, un bicchiere di Alkermes, non so ancora come si pronuncia, e mezzo bicchiere d'acqua e un cucchiaio di zucchero. Quindi andiamo ad aggiungere il liquore, l'acqua al succo e mettiamo un cucchiaio di zucchero e andiamo a mescolare. Mescolate finché lo zucchero non si scioglie. Adesso prendiamo il nostro pan di Spagna a forma di cuore, lo sformiamo e andiamo a tagliarlo a metà. Ed ecco qua le nostre due metà. Adesso, da queste due metà, dovete togliere un po' di pan di Spagna in eccesso, un po' di briciolino. Un bel po', perché poi dovremo andarci a ricoprire il pan di Spagna all'esterno. Quindi non dovete proprio scavarlo, però insomma... così andremo a fare il caratteristico aspetto della mimosa, che appunto ricorda il fiore. Ok, come vedete dovete ottenere più o meno questa quantità qui di fiori e quindi lasciamo un attimo da parte. Adesso andiamo a bagnare la parte inferiore del pan di Spagna con la bagna che abbiamo preparato prima. Bagnate anche l'altra metà. Ora andate a prendere la panna montata e la unite alla crema pasticcera. In questo modo otterremo la crema chantilly. Dal basso verso l'alto, così la panna non si smonta. Ok, ecco la crema chantilly. Ci aggiungiamo le gocce di cioccolato perché la mimosa ce l'ha. Vediamo se bastano queste, se no ne aggiungete altre. Insomma, dovete andare ad occhio. Con la crema andate a farcire con una buona metà la torta. Riaprite con l'altra metà. Io l'avevo bagnata un po' troppo e mi si stava rompendo, quindi voi fate attenzione.
E adesso prendete l'altra crema e l'andate a ricoprire sia sopra che sui bordi. Ok, ho ricoperto tutto, quindi adesso prendiamo le bricioline e ce le andiamo a ricoprire anche sui bordi. Ok, ecco qui la torta. Per mettere i fiorellini intorno basta che li prendete e ci premete intorno così. Spero che il video vi sia piaciuto, biscottini. Alla prossima, un bacione, ciao ciao!